Salve ragazzi, 18 maggio, non siamo ancora sicuri della presenza di Paolo Dybala domani sera nella, a questo punto, delicata sfida interna allo Stadio Olimpico contro Genoa con il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù, quindi sarà un saluto, un grande saluto da parte dei tifosi a questa squadra nonostante quest'annata abbastanza deludente. Anche se qualcuno mi dice che forse per la prima volta da tanto tempo potrebbe non esserci il sold out, questa è una cosa che verificheremo poi solo domani, che comunque sarebbe già una crepetta che si va ad aprire, perché secondo me se non arriverà il risultato pieno contro il Genoa, la valutazione da parte di molti tifosi della Roma su questa gestione potrebbe cominciare a prendere un'altra strada. Tra l'altro la Roma, che è un'altra cacciata anche questa, secondo me, andrà a giocare questa partita già conoscendo il risultato di Lecce-Atalanta che si gioca oggi alle ore 18, quindi questo potrebbe essere un vantaggio, potrebbe essere anche uno svantaggio, potrebbe essere anche un po' più demotivati se l'Atalanta, come io penso, dovesse facilmente passare, grazie anche al rientro del suo bomber Gianluca Scamacca, a Lecce questa sera. Allora, la Roma dovrebbe schierarsi, secondo le ultime informazioni, con un 4-3-3 con Miles Vilar, Çelik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala o Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. Indisponibile Spinazzola per lesione al flessore della coscia destra, in dubbio Dybala per fastidio muscolare, come abbiamo detto. Diffidati sono Huijsen, Mancini, Lukaku e Azmoun. Quindi attenzione, perché sappiamo che Lukaku è in partenza, ormai possiamo dirlo, e se farà la sua ultima gara all'Olimpico con la maglia della Roma, è una cosa un po' triste, ma potrebbe addirittura essere la sua ultima gara con la Roma. Se sarà ammonito, salterà la gara successiva ad Empoli. Quindi vedremo un po'. Arbitrerà Roma-Genoa Manganiello di Pinerolo, un analista finanziario di 42 anni, assistenti dei giudici e Moro, quarto uomo, Cosso, al VAR Paterna, assistente al VAR Pairetto. Il Genoa è una squadra che ha fatto un buon campionato, saranno anche ringalluzziti dalla mancata promozione della Sampdoria che ieri ha perso 2-0 a Palermo nei preliminari dei playoff, per la disperazione di tutti i tifosi brucecchiati che questa mattina per Genoa sono incazzati neri, però insomma ognuno raccoglie quello che ha seminato. La Sampdoria sicuramente ha avuto la sfortuna di perdere Pedrola. Il talento Pedrola, giunto dal Barcellona nella penultima di campionato, e poi anche Darboe alla vigilia, l'ex Roma Darboe alla vigilia di questi del difficilissimo Palermo-Sampdoria, perché chiaramente per effetto delle regole dei playoff non era sufficiente nemmeno il pareggio, essendo la Sampdoria arrivata dietro il Palermo nella regular season, e quindi doveva vincere. Hanno preso due gol, uno è stato anche annullato, il gol del 3-0. Allora il Genoa schiererà Martinez in porta, Vogliacco che ha sposato la figlia di Mihailovic, quindi che adesso hanno avuto già una figlia, stanno aspettando un maschietto che si chiamerà Leone Sinisa in onore del grande Sinisa Mihailovic, che credo abbia contribuito non poco anche alla crescita del Bologna, sia come mentalità che come gioco. Perché io vidi, andate a rivedere il commento che io ho fatto di una partita che ho visto qua a Genova un paio d'anni fa, Genoa-Bologna, vinse Bologna 1-0 con un gol di Barrow. Dissi che ero rimasto sorpreso, perché il Bologna, cazzo, è una squadra che ha giocato una bella partita, con un gioco pieno di fantasia, con grandi cambi di campo da una parte all'altra. E rimasi colpito anche dalla tifoseria, che fece un tifo incessante con dei bellissimi cori, con i tamburi, per tutta la partita. Era un segnale che stavamo sottovalutando un po' il Bologna, perché uno pensa sempre che queste squadre siano confinate, no, nella mediocrità, ma invece piano piano lavorando
inserendo uomini come appunto Mihajlovic, che portano un certo tipo di mentalità vincente, piano piano l'ambiente cresce. Se hai poi la fortuna di azzeccare anche qualche acquisto. Quindi la difesa del Genoa, Vogliacco, De Winter, Vasquez. Poi Sabelli, che è un prodotto della primavera della Roma, un altro di quei giocatori nei quali proprio non ci abbiamo creduto. Era un talento, mi ricordo, della primavera, poi è andato a Bari. Sabelli, Badeli, Frendrup, Torsby, Martin, Gudmundsson e Retegui in attacco. Indisponibili Malinowski, Bani, Vitigna e Messias. Sono quattro giocatori indisponibili, diffidati per la cronaca. Bani, Gudmundsson, Strootman, che sarà in panchina, Kevin Strootman, che ancora molti di noi rimpiangono, che io vi dico la verità, per l'averlo visto giocare quest'anno, o forse era dunque il Genoa quando l'ho visto lo scorso anno, no, era lo scorso anno. Boh, a me sembra che questi giocatori ci sarebbero ancora utili come cambi, boh, vabbè. E Vogliacco anche diffidato. Quindi in panchina avremo Strootman e anche il talento, l'esterno destro, mi pare che sia inglese, Spencer, che è un altro giocatore molto interessante, non ho capito, forse sarà infortunato, non starà tanto bene perché è uno dei migliori del Genoa. Dunque, quindi cominciamo a mettere anche un po' a fuoco la situazione calciomercato. In uscita, vi dico tutta la situazione. Allora, abbiamo Rui Patricio, che ha contratti in scadenza, attualmente guadagna 3 milioni l'anno. Pietro Boer, 22 anni, in lista di partenza, guadagna 0,2 milioni, quindi sono 200 mila euro, se non sbaglio. Una miseria rispetto a quello che guadagnano generalmente i giocatori. Spinazzola, 31 anni. Aspetta, Spinazzola c'ha ancora 31 anni, porca miseria, eppure c'ha tutti questi infortuni. Contratto in scadenza, guadagna 3 milioni. Christensen, 26 anni, in prestito dal Leeds, guadagna 2 milioni, incredibile. Huijsen, 19 anni, in prestito dalla Juventus, guadagna 0,8, quindi 800 mila euro l'anno, ovviamente. Llorente, 30 anni, in prestito anche lui dal Leeds, 2,7 milioni, ma insomma Llorente, insomma i soldi mi sembra che si sia anche meritati, guadagnati, giocando anche tante partite. Renato Sanchez, 26 anni, pensate, 26 anni ragazzi, questa è una salma a 26 anni, poveraccio. In prestito dal Paris Saint-Germain, guadagna 5,500 mila euro, 5.500.000 euro l'anno, per non giocare mai, incredibile. E pensare ragazzi che questo era veramente un grande giocatore, un giocatore fantastico, mannaggia. Azmoun, 29 anni, in prestito dal Leverkusen, dove, per come sono andate le cose, forse gli conveniva rimanere, quest'anno 1,7 milioni l'anno. La voglia a comprare cavalli, Azmoun. Smalling, 34 anni, potrebbe rescindere perché ormai le condizioni fisiche sono sotto gli occhi di tutti. Anche qua molto rammarico, insomma, qualcosa di molto buono. Smalling ha fatto vedere come con la nostra maglia. Quindi 34 anni, guadagna 3,8 milioni. Ma questo è un giocatore che ormai deve puntare ad andare in Arabia, secondo me, perché tanto le tue condizioni fisiche non sono troppo precarie. Karsdorp, 29 anni. In lista di partenza guadagna, pensate, 2,4 milioni di euro. Çelik, 27 anni, in lista di partenza guadagna 2 milioni di euro. Aouar, 25 anni, guadagna 3 milioni di euro, anche lui in lista di partenza come Zaleski, che ha solamente 22 anni, pensate, guadagna poco, 500 mila euro. Ecco, io credo che l'agente di Zaleski non è che sia proprio una cima, perché mi sembra che Zaleski, vinta la conference da protagonista, lo ricorderete a bordo campo cantare la canzone di Testaccio, un grande trasporto, quell'anno fece un'ottima stagione nazionale polacco, io sinceramente avrei chiesto di più. C'è sicuramente qualcosa intorno a Zaleski che non quadra, perché io non posso sapere cosa, però io ho visto un ragazzino. Che veniva anche da un periodo difficile perché aveva perso il papà da pochissimo tempo, è molto giovane, quindi io
lanciato bene da Mourinho, con questa faccia pulita da bravo ragazzo. Adesso vedo un ragazzo che lo vedo tutto pieno di tatuaggi, spesso in buona compagnia, lo vedo sui social, eccetera. E lui è calato tanto, è calato tantissimo. D'Aleschi, c'è un lavoro proprio psicologico da fare, ma mi sembra che abbia avuto il classico crollo psicologico di quello che si sente un po' arrivato, perché per quanto sia, per quanto gli possa andare male, insomma, adesso questo i contratti, se non sarà la Roma, sarà un'altra squadra, li troverà per una decina d'anni minimo. Quindi mi sembra un po', si sia un po' seduto su questa fortuna che gli è piovuta in testa. Ebram, anche lui sarebbe in lista di partenza da quello che mi risulta, anche perché ha un ingaggio monstre, 26 anni, Tammy Ebram, 6 milioni l'anno ragazzi, 6 milioni a Ebram, 5,5 a Renato Sanchez. Insomma, sommando tutto questo calderone, si arriva a un 42 milioni di ingaggio, ma questa è una cosa che è relativa perché tu anche mandi via questi giocatori e risparmi 42, ne dovrai prendere altri, magari hanno degli ingaggi un po' più bassi. Credo che sia questo che vogliono fare anche i Fritkin, avere un monte ingaggi molto più basso, ma soprattutto bisognerà cambiare completamente strategia nelle scelte, nelle valutazioni, perché non si può rischiare 5 milioni, 500 mila euro l'anno di ingaggio per un giocatore come Renato che, se non, come diceva bene Mourinho, se non lo facevano giocare nel Paris Saint-Germain e ce lo danno a noi, ci cioè, sarà motivo, perché il giocatore è forte, c'ha 26 anni, te lo regalano a te. È chiaro che c'era qualcosa che non andava, non bisogna rischiare, noi dobbiamo prendere giocatori forti, ma sani, anche perché già abbiamo Dybala che è un problema sotto questo punto di vista, che secondo le statistiche che leggevo ieri, nella sua permanenza alla Roma ha giocato praticamente il 52%, diciamo, delle partite, non mi ricordo se è delle partite o se è proprio del minutaggio complessivo delle partite della Roma in questo periodo. Comunque, insomma, abbiamo visto, insomma, com'è la storia di Dybala, no? Dybala sa, te salta 15 gare all'anno, in quelle 15 gare però te fa vincere quelle che gioca, te le fa vincere il 30-40%. Quindi in quelle 15 gare che non abbiamo Dybala, bisogna che ci sia un degno sostituto, cioè veramente un giocatore che dice vabbè, gioca Dybala, però ci abbiamo, capito? Altrimenti ogni partita sarebbe un grandissimo punto interrogativo per la partita successiva. Quindi cioè, è un giocatore che sotto certi punti di vista bisognerebbe gestire in questa maniera, ma non si può fare. Cioè, farlo giocare solo con le squadre medio-forti e privarsene nelle partite meno importanti. Cioè, se devi giocare con l'Empoli, con la Salernitana, il Verona, a Cagliari, non lo fa giocare. Lo fa giocare, però, se devi, diciamo, dal Torino in su, se devi giocare con l'Atalanta, col Bologna, con l'Inter, allora gioca Dybala. Se devi giocare col Sassuolo, non gioca. Ma purtroppo non si può far arrivare a una gestione del genere, perché questo te sei infortuna quando meno te l'aspetti, quindi non c'ha una logica la gestione di Dybala. L'unica logica possibile sarebbe stata mettere a fuoco un obiettivo stagionale che poteva essere l'Europa League, senz'altro, visto che proprio della Coppa Italia sembra che non gliene frega niente a nessuno, a Roma non riesco a capire il motivo. Abbiamo visto come ha esultato la Juventus per una Coppa Italia, è costata perfino la panchina all'allenatore la Coppa Italia, la vittoria della Coppa Italia. A Roma non gliene frega niente a nessuno, è bizzarra questa cosa. Quindi l'unico che si può fare, si poteva fare, è preservarlo nelle ultime partite di campionato, prima di semifinali e finali d'Europa League, e fargli giocare quelle partite. Così non è stato, e ora la Roma, come già avevo detto, era come un treno che correva su due binari diversi, no? E a un certo punto c'è un bivio, allora invece di scegliere di andare sul binario Europa League o sul binario campionato, abbiamo cercato di rimanere un po' in bilico su tutti e due i binari, e adesso stiamo rischiando di deragliare, perché non arriveremo né in una stazione né in un'altra se tutto non dovesse andare come dovrebbe, perché tra le altre cose
Non è che c'è, che è scritto da qualche parte che l'Atalanta batterà il Leverkusen, eh. Noi immaginiamo che l'Atalanta ha fatto una grandissima stagione e potrebbe essere un cliente difficilissimo per il Leverkusen, però sai, in una gara secca tutto può accadere e quindi rischiamo poi alla fine della stagione di ritrovarci col classico pugno di mosche. Comunque l'unica cosa certa è che Florent Guizolfi, il nuovo DS, è atteso da un compito che non veramente non gli invidio perché c'è una mole di lavoro per piazzare tutti questi giocatori, i prestiti che rientrano, Kumbulla, Shomuro, Belotti, ce n'è anche un altro che mi sfugge il nome. Kumbulla, Belotti, Shomurodov, ce n'è anche un altro che torna dal prestito, Solbakken, pare facile sistemare Solbakken, quindi è atteso da un lavoro infernale e quindi è anche per questo che è stato sbagliato prendere un direttore sportivo che arriva adesso a fine campionato francese, quindi a fine campionato anche italiano, bisognava invece prenderlo già da tempo e avrebbe già dovuto cominciare, si sì, starà cominciando già a lavorare sotto traccia, ma senza i pieni poteri per operare, quindi bisognava invece affidare la Roma per tempo a un direttore sportivo che potesse pianificare subito il da farsi perché c'è una mole di lavoro, ripeto, impressionante. Buon sabato a tutti.